Io quello che chiedo a questa amministrazione che è venuta, a chiunque, io non guardo né colore né di destra né di sinistra, di centro, niente. Io voglio che venga rispettato questo luogo, venga che sia recintato, perché questo anche fa parte della nostra cultura. I stranieri che vengono interessano anche queste cose, che fino adesso questa gente che sta qui riportata è stata sempre non riconosciuta perché hanno chiamato sempre morti scomodi. Rischia di essere oscurato da un chiosco bar il monumento ai caduti della guerra di Russia su Via Cassia. Inaugurato 13 anni fa e onorato ogni anno con una cerimonia solenne, ora è destinato ad essere nascosto e sacrificato sull'altare dei consumi. Qui a fianco dove stanno i giochi vorrebbe una ditta, dice che ha vinto l'appalto, vorrebbe praticamente trasferire i giochi nell'area cane e lì porci un bar di 30 metri quadri con tutti i tavolini intorno. Ma questa è un'area di rispetto, questa è un'area anche monumentale. Ma che possiamo all'altare della patria andiamo a mettere un bar sul piazzale e poi mettiamo i tavolini? Questo va rispettato al massimo questo luogo. Hanno fatto ultimamente qui i lavori dove stanno quei bambini là per mettere questo, sono state trovate due urne cenerarie, perciò anche io ho scritto alla sovrintendenza Monumenti, all'Umberto Broccoli, glielo ho detto, Archidè, ma che facciamo? Mettiamo sopra roba, qui passa il camminamento dalla Cassia Antica. Come se non bastasse, la colonna romana donata agli alpini del comitato Nikolajevka dalla sovrintendenza capitolina diventa ogni giorno bersaglio dei giochi di bambini di ogni età nell'indifferenza di mamme e babysitter. I bambini non c'hanno colpa, le mamme che devono insegnare un po' di educazione, gli devi dar scegliere per far rispettare. Io una gliel'ho detto, ma che quando che va al cimitero, dico, fa arrampicare sulla tomba di un suo congiunto il bambino? Neanche mi ha risposto. E allora si può andare avanti così? No, viva l'Italia!